Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Ho comprato un pochino di prodotti sul sito di Tigotà e volevo mostrarveli. Io non avevo mai acquistato online da Tigotà, di solito vado nel negozio. Questa volta ho voluto fare questo tentativo e mi sono trovata bene, sono arrivati in ottimo stato i prodotti, molto puntuali e quindi insomma è un'esperienza che probabilmente ripeterò perché effettivamente è molto più comodo, anche perché non ho pagato le spese di spedizione. Qui c'è il foglio con tutti i prezzi, così almeno non me li dimentico. Vi mostro subito i prodotti. Non sono tantissime cose, però insomma qualcosina ho comprato. Il primo prodotto è la mousse per i ricci, quindi Power Ricci di L'Oréal. Questa. Io di solito questa la compro alla Coop, però visto che ce l'avevano anche lì, l'ho comprata anche perché ne ho preso due confezioni. E le ho pagate tutte e due 7,76 euro. Quindi c'è stato un minimo di risparmio perché alla Coop mi costano quasi 4 euro l'una, quindi alla fine vado a spendere di più. E un pochino ho risparmiato, qualche centesimo, però meglio di niente. Poi ho comprato un bagno doccia di marca L'Angelica e questo mi piaceva tantissimo perché ha la profumazione al cocco, è 500 ml e l'ho pagato, ve lo dico subito, 1,49 euro. A me piace tantissimo il profumo al cocco, soprattutto se si tratta di creme e di bagnoschiuma, quindi quando ho visto che c'era la profumazione al cocco l'ho preso immediatamente, tra l'altro con un prezzo molto basso, quindi mi ci sono subito fiondata. Poi ho preso uno shampoo per lavaggi frequenti, pH fisiologico 5,5, marca Neutro Orchidea, ed è 300 ml. Questo l'ho pagato 0,75, quindi 75 centesimi, e la profumazione ai frutti della passione. È veramente molto buono. A me piace molto sul capello sentire il profumo di fiori, quindi io di solito prendo degli shampoo che abbiano comunque la profumazione a base di fiori, a base floreale, diciamo. Poi ho preso un classico rotolo asciugatutto che io utilizzo quando faccio i lavori di casa. Questo sono 160 strappi, due veli, marca quando è, credo che sia questa la marca, non lo so, comunque questo. E l'ho pagato, ve lo dico subito se riesco a trovarlo, ovviamente 1,25 euro, quindi anche questo è stato molto conveniente perché quando vado al supermercato io lo pago molto di più. Poi ho preso una mini palette di Deborah, questa. Se avete visto il video precedente, quello sugli acquisti, quindi video haul di abbigliamento, e anche quello che ho fatto in collaborazione con il gruppo Facebook Tutti i colori di YouTube, in cui mostriamo il nostro make-up del giorno, io vi ho fatto vedere una mini palette sui toni del grigio, dell'argento e del nero. E l'avevo comprata da poco. Mi sono trovata veramente benissimo. Mi piacciono questi colori, tutti così, diciamo, di tonalità molto vicine per poter sfumare bene. E appunto, siccome mi è piaciuta, ho pensato di provare anche quella sui toni dell'azzurro. Io la trovo veramente molto molto carina e soprattutto ho risparmiato perché nel negozio l'ho pagata 13,50 euro o qualcosa del genere. Invece, prendendola da Tigotà online, io l'ho pagata 7,50 euro. Quindi comunque c'è stato un risparmio. Poi la volevo provare. E quindi l'ho presa anche con questi toni. Mi è dispiaciuto non trovare quella sui toni del verde perché sono comunque le colorazioni di ombretto che mi piacciono di più, però non c'era e quindi l'ho presa azzurra, anche perché l'azzurro è comunque un colore che io ogni tanto utilizzo. Infatti adesso so che voi non lo vedete perché ho la luce pessima, però io adesso ho un ombretto sui toni dell'azzurro, quindi comunque lo utilizzo. Poi ho preso un leva smalto, un classico solvente leva smalto, questo è della marca Amati, sono tutte credo sottomarche, comunque insomma costava molto poco perché questo l'ho pagato, ve lo dico subito, 0,75, quindi 75 centesimi, l'ho pagato veramente pochissimo e quindi insomma siccome mi serviva l'ho comprato. E poi ho preso una cosa che mi serviva da un sacco di tempo e finalmente mi sono decisa a comprare, che è la spazzola, quella per farmi la frangetta.
Io la utilizzo infatti in questo modo in legno, però la mia ormai era veramente datata, si stava suicidando praticamente, quindi era necessario assolutamente cambiarla e ho deciso di prendere questa con il manico in legno e le setole fatte in questo modo perché io comunque mi trovo molto molto bene con questo tipo di spazzole. Questa è la marca Got Beauty, boh, credo sia questa la marca, non lo so, sono marche che comunque io non ho mai sentito nominare, devo essere sincera, però l'ho pagata poco, anche questa perché l'ho pagata 4,99 euro, quindi comunque è stato un affare perché di solito nei negozi costa molto di più. Volevo dirvi le caratteristiche, però direi che non c'è nulla di particolare se non che ha il manico in legno e il rullo, dimensione piccola perché c'era anche più grossa. Comunque, insomma, poi vi saprò dire se mi troverò bene o meno, ma penso di sì perché è molto simile a quella che avevo già, quindi sicuramente. Questi sono i miei acquisti. Come vedete, ci sono poche cose. Non ho preso tantissimo, infatti la mia spesa totale è stata piuttosto bassa, ma è stato interessante non pagare le spese di spedizione, quindi il risparmio c'è stato veramente, perché di solito quando si compra online poi bisogna sempre calcolare le spese di spedizione. Questa volta non c'erano e quindi ho davvero risparmiato, quindi sono molto contenta di questi acquisti e di questo risparmio. Fatemi sapere se anche voi andate da Tigotà, penso di sì, però perché è un negozio che veramente attira un sacco di persone. E fatemi sapere se questi prodotti e queste marche le avete già provate. Io mi fermo con questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.